passione di Cristo per il suo corpo che è la Chiesa e rendono presente in modo singolare la persona stessa del Signore. Egli si identifica negli infermi e nei sofferenti a tal punto da ritenere in volto a sé ogni gesto. Con i migliori auguri, un proficuo lavoro per chi si adopereranno in questo luogo e possono veramente dare tanta speranza a chi soffre e soprattutto di questa malattia di cui si ha tanto bisogno, di quella sollecitudine, quella paternità di chi lavora. Io come presidente provinciale Claudio Piacenza ho il dovere di ringraziare la presenza del dottor Pinto, sindaco di questa cittadina che ci ospita e ci dà la possibilità di essere presenti. Ringrazio l'azienda sanitaria locale per averci ospitato e dato la possibilità di dare questo punto di ascolto e ringrazio i nuovi volontari che hanno preso parte alla nostra iniziativa di creare, aprire questo punto di ascolto, perché noi vediamo che sul Mottola, su questa cittadina, c'è una forte richiesta silente per quanto riguarda le novità, le notizie sulla sclerosi multipla, e noi puntiamo appunto su questo centro per accogliere queste persone sia con la malattia che i loro familiari e orientarli verso i servizi per la loro integrazione e inclusione sociale. Io ringrazio di nuovo nuovamente e do la parola al dottor Pinto in modo tale che possa dare un contributo alla nostra iniziativa, perché da oggi in poi con il Comune di Mottola noi come AISM porteremo le nostre istanze che raccoglieremo per vedere un po' se ci sono risorse, se ci sono progetti che possono essere avviati per battere quelle barriere che molte persone rimangono diciamo agli arresti domiciliari in casa, perché ci sono difficoltà abbastanza notevoli per poter accedere alla vita esterna. Quindi a lei, dottore, lo spito. Grazie per l'invito, a cui ho risposto con sollecitudine, insomma, anche che io prima ancora di essere sindaco sono medico, quindi diciamo sono un po' così come mia situazione naturale, ovviamente sensibile, vicino ovviamente, e conosco quindi le problematiche che possono essere di questi pazienti. Ma al di là di questo ruolo medico, effettivamente il ruolo amministrativo credo che in questo caso è altrettanto importante, se non superiore, perché attiene alla conoscenza di una realtà locale specificatamente su questo tipo di patologia e che ha voluto quindi creare un punto di ascolto. Credo sia un momento molto importante perché consente a queste famiglie di avere dei riferimenti normativi di supporto che molto spesso è difficile conoscere se non aprendo vari tasselli burocratici. Ecco, quindi avere dei punti di ascolto diventa determinante, importante, e quindi sono particolarmente contento di questo. E certamente un'interazione, dicevate, con l'amministrazione. Effettivamente noi viviamo in contesti che sono molto spesso non pronti, diciamo, a queste realtà, ma in generale, non solo nei pazienti con questo tipo di patologia neurologica, in generale su tante altre situazioni, ma questo è generale. Dovremmo quindi immaginare le nostre città, i nostri paesi, i nostri quartieri, i nostri condomini, anche diciamo organizzati in una certa direzione, fatti in una certa maniera, le strutture amministrative, e che deve essere, diciamo così, un processo naturale che deve anche, come dire, far sentire a queste famiglie, a questi concittadini, la città propria, il paese proprio, le strade proprie. Quindi non sentirsi effettivamente come una sorta di concessione che, a mio parere, peggiora anche molto spesso lo stato psicologico e delle famiglie di questi familiari. Quindi un percorso molto lungo, indubbiamente, però credo che siamo anche in una cittadina molto sensibile da questo punto di vista, che riconosce queste situazioni. Non mi voglio dilungare, ma davvero su questo credo che solidarietà della nostra comunità, le amministrazioni, al di là dei colori politici, le altre associazioni, sono tutte quante, diciamo, propense sicuramente a un ruolo di inclusione totale, diciamo, di queste criticità. I punti di ascolto, le associazioni sono importanti, perché al di là poi della sensibilità di ognuno,
dell'intera comunità, io credo che ci voglia qualcosa che faccia davvero da ponte, no? Tra cittadinanza e amministrazione, tra struttura burocratica e famiglie, quindi credo che oggi coloro che hanno inteso aprire questo centro d'ascolto, in quello sia voi, hanno fatto davvero cosa molto meritevole. Veramente io avevo dal signor Barocchi qualche settimana fa, qualche mese fa, mi aveva già accennato di questo, e un po' devo dire, proprio nella mia stanza da sindaco, e, confesso, in quel momento era un lavoraccio, pensato, non voglio dire, no? Invece è diventata una realtà abbastanza rapidamente. Facciamo che prendiamo carico di quello che ha detto il sindaco, quindi noi instaureremo un ottimo rapporto, un dialogo, e continueremo il nostro percorso, perché noi con le istanze che ci vengono rivolte in questo punto di riferimento, noi faremo il sunto, faremo progetti su quello che ci vengono raccolti, insieme con le istituzioni, con gli enti sociali, cerchiamo, senza sostituirsi ad essi, perché possiamo collaborare per la realizzazione e il superamento di queste problematiche. Allora, grazie a tutti. Mi ero fatto una promessa, ci sono riuscito grazie sia ai collaboratori che abbiamo, grazie a altre persone, ci sono riuscito a fare questa sezione di Mottola come punto d'ascolto, e avevo fatto una promessa, già sono soddisfatto così di ciò che siamo riusciti a realizzare su Mottola. Spero che ci sia una, come diceva prima sia il sindaco che il nostro presidente, una grossa collaborazione in modo tale da dare un ampio servizio. Ci siamo organizzati abbastanza come associazione, sia servizio legale e tutto il resto. Io vorrei, Claudio, vorrei dare la parola alla dottoressa Paone. Se vuole, ci vuole raggiungere di qua, perché sì, ecco di là, non l'avevo vista prima. Credo che le problematiche sanitarie, sociali e di gestione anche familiare di questa patologia la metta in realtà tra i primi posti in quello che può essere la gestione un po' generale di una patologia così importante, proprio perché coinvolge soprattutto persone in una fascia di età giovanile sostanzialmente. La diagnosi di malattia adesso è sempre più precoce, ci sono anche casi infantili purtroppo. È ovvio che un punto di ascolto serve soprattutto, credo che debba servire soprattutto per far sentire meno sole le persone affette da patologia e soprattutto i caregivers, che comunque hanno bisogno a volte di capire come destreggiarsi nelle loro necessità e nei loro diritti, perché a volte hanno anche diritto ad alcune prestazioni, ad alcuni sostegni, e non lo sanno neanche loro. Quindi credo che un punto di ascolto sia proprio essenziale nel fare da raccordo tra quello che è l'aspetto strettamente sanitario. Almeno io penso che tra i nostri progetti fare, ecco, ascoltare le persone e i loro familiari. Se vuoi aggiungere qualcosa per questa esperienza, di questa nuova... Sì, io ovviamente, come diceva il Presidente, noi siamo un pool di avvocati che, oltre a seguire soltanto gli aspetti legali delle situazioni che ovviamente si possono avverare nei posti di lavoro, e quindi potete immaginare cosa può essere una persona che magari svolgeva un lavoro manuale o anche intellettuale che sia, all'improvviso svegliarsi la mattina con questa problematica, e quindi vi è la difficoltà poi di anche il dubbio su che cosa devo fare, devo dirlo al datore di lavoro, non lo devo dire, se lo dico potrò avere delle conseguenze, potrò avere delle situazioni in cui potrei essere discriminato, potrei essere licenziato. Quindi potete immaginare la gravità della
di una diagnosi del genere e quelle che sono poi le ripercussioni che si possono avere nel mondo del lavoro. Quindi noi insieme poi ad altri professionisti, altre figure professionali che sono all'interno dell'associazione, cerchiamo di coprire tutti gli aspetti che si possono, che possono essere poi, che vengono anzi sollecitati purtroppo da questa malattia che, della quale io sapevo poco e niente fino a poco tempo fa. Devo ammettere la mia ignoranza in questa materia. Appunto sono stato coinvolto in questo progetto, in questa esperienza di vita da Gianni. Io conosco Gianni da quando eravamo ragazzini, proprio piccoli piccoli, e vi garantisco che non ho mai conosciuto uno forte come lui, proprio fisicamente. Non posso dire che cosa faceva, però potete immaginare che effettivamente era, lo vedete così, bello grosso. Quindi all'improvviso, rivederlo dopo tanto tempo e nel parlare, nel discutere, mi dice: guarda, ho questo problema, ho questa malattia, chiamiamola così perché in realtà è così, quindi non bisogna nascondersi dietro un dito. Io ci sono rimasto seriamente male e mi sono chiesto, ho visto in lui una grande forza d'animo e di volontà di aiutare, credetemi, prima gli altri e poi lui. Ho la sclerosi multipla, abbiamo fatto un percorso in ospedale, ho conosciuto Gianni, ho avuto la fortuna di conoscere Gianni e abbiamo condiviso momenti belli e momenti brutti. Chiaramente per me, cioè sì, per sentito dire la sclerosi multipla era qualcosa di difficile da accettare. Chiaramente le prime domande che ci siamo posti è: Gianni, che cosa ci aspetta? Cosa dobbiamo fare? E chiaramente ho la sclerosi multipla, come devo comportarmi? A chi devo chiedere? Cioè, sono domande che chiaramente dopo aver scoperto di avere questa patologia, per forza di cose ti vengono. Cioè, hai bisogno di capire, hai bisogno di sostegno soprattutto. È importante la famiglia, è importante gli amici. Chiaramente, come diceva anche la dottoressa, la famiglia è importante per un sostegno morale, come diceva il nostro presidente Claudio. Succedono, magari quando si viene a scoprire di essere malati, le famiglie purtroppo smettono di fare le famiglie, e questo non deve accadere. È importante per noi, è importante anche per i familiari. Quindi questo punto di ascolto per me è veramente qualcosa di importante. Quindi che non resti solamente un incontro di oggi, che non resti solamente un voler portare, sì, si è fatta una bella cosa, però portiamola avanti tutti quanti, cerchiamo di aiutarci tutti quanti, anche a chi è malato e non riesce a confrontarsi con il loro, probabilmente penso il mondo esterno, perché ormai si sono creati un loro mondo, tutti quanti, familiari, tutti quanti, aiutiamoli a fargli cambiare idea. È importante, è importantissimo. Io dalla mia esperienza con Gianni funziona, dobbiamo essere tutti quanti uniti e proseguire nella dritta via, quindi dateci una mano. Prendo atto della testimonianza, perché voglio aggiungere anche per voi giovani, ecco, diagnosticati, abbiamo anche per voi laboratori progettuali, che voi con il vostro essere giovani avete delle idee che messe insieme possono essere sviluppati progetti a vostro favore. La scienza va avanti, quindi noi ce ne andiamo. Oggi un punto di ascolto, un'associazione
che non è che guarda semplicemente, diciamo, la disabilità, ma è anche un sostegno importante per l'evoluzione scientifica che porterà in un tempo che si vedrà ovviamente a risolvere anche questo problema. Questa può sembrare una banalità, ma in realtà è una realtà. Chi conosce la storia della medicina, possiamo da questo punto di vista davvero scommettere che anche questa sarà una malattia che un giorno avrà una sua risoluzione. Quindi noi, come sempre io dico, come medici, siamo una piccola stella in un universo, ci dobbiamo rendere conto di quello che stiamo a fare, ma in realtà siamo l'evoluzione di un'espansione scientifica che poi porta, e quindi voglio dire anche l'associazionismo in questo senso ha un ruolo molto importante, quindi il messaggio importante è questo che poi bisogna dare ai pazienti con questa patologia, che si lotta non semplicemente per controllare la disabilità che se ne deriva e tutti gli effetti a livello sociale, ma proprio un ruolo fondamentale alla risoluzione attraverso la scienza, e che chiaramente avverrà. E quindi abbiamo un compito, loro hanno un compito importante per le future generazioni che possono essere ugualmente colpite da questa patologia. E mi fa camminare. Guardate, camminare è una cosa bellissima e si può camminare anche su una sedia a rotelle. E cerchiamo di essere uniti perché dobbiamo perlomeno affrontarlo il problema, smettiamo di nasconderci. Devo dire che lo conoscevo di vista, non lo conoscevo sempre, ma un giorno ci siamo incrociati in comune e mi ha espresso questo desiderio di aprire un punto d'ascolto, cioè, abbiamo ragionato un po' sulle possibilità che avevamo a disposizione e insomma con un po' di fantasia, insomma, con le relazioni che nel corso degli anni siamo riusciti ad acquisire all'interno del nostro territorio, alla fine diciamo, un po' in relativamente poco tempo ci siamo riusciti, diciamo. E la cosa che mi ha fatto felice era vedere il volto di gioia di Gianni, cioè dopo un anno che cercavo, in pochi mesi siamo riusciti finalmente. Io non voglio sicuramente aggiungere altro, cioè la mia è un'esperienza di carattere puramente personale, quindi che non è nulla, perché ritengo che rispetto a queste tematiche, come ha detto giustamente il Senio, come tutti hanno ripetuto, bisogna mettere da parte tutto e dobbiamo cercare di essere umani, perché poi sostanzialmente ognuno di noi ha le sue vicissitudini, le sue situazioni, anche io nel mio piccolo ho vissuto traumi esistenziali che mi hanno, devo dire, consentito di crescere sia dal punto di vista umano che da altri punti di vista, per cui oggi mettiamo un tassello importante, ma è il primo tassello.